manifestazione alle nostre spalle da parte di un gruppo di persone che hanno evidentemente la visuale ostacolata dalla presenza di altre persone che si sono assiepate sulla nostra gradinata. Ovviamente procede comunque la festa, questo saluto dei giovani sardi al Papa attraverso questa presentazione di una realtà folclorica del Campidano. C'è anche un motivo di fondo nella scelta di brani ed esecuzioni tipiche dell'area del Campidano. La scelta è originata anche dal fatto che spesso queste associazioni, questi gruppi folcloristici, gruppi musicali rappresentano anche un momento di aggregazione per i giovani dei vari paesi del Campidano. Inoltre le launeddas, che ancora una volta spiccano in questa fase di festa, suonate come detto dal maestro Luigi Lai e dai suoi allievi, sono uno strumento tipico della nostra zona prossima Cagliari del Campidano.
è uno scroscio di applausi, saluta la conclusione de Suballu Dundu, la danza in cerchio eseguita da rappresentanti di diversi gruppi folk della provincia di Cagliari. Avete notato la diversificazione dei costumi indossati dai ballerini sulla pedana, avrete probabilmente riconosciuto anche i costumi di Cagliari, di Glesias, di Quarto, di San Luria, e c'era anche un costume della zona dell'Ogliastra. Ancora una volta il Papa vuole ringraziare questi giovani che hanno effettuato questa esibizione, né più nemmeno come è accaduto a Nuoro ieri, allorché i gruppi di Oliena, di Ololai e di Siniscola hanno allietato la presenza del Santo Padre allo stadio Quadridio per l'abbraccio con i nuoresi e un po' con tutte le genti provenienti dalla Barbagia e dalla provincia. Il servizio d'ordine, che ha dovuto lavorare piuttosto duro in questi giorni e in queste ore, invita ancora